Quinto Gran Premio della stagione, il Gran Premio di Spagna, un Gran Premio particolare anche per il sottoscritto perché Faenza è stato un po' il crocevie di tutti i piloti spagnoli che hanno iniziato, escluso Pedro della Rosa, la loro avventura in Formula 1 da Faenza, prima come Minardi e poi come Toro Rosso ma entriamo nella parte tecnica veniamo da tre settimane di stop dopo il Bahrain le case costruttrici hanno lavorato tutte assiduamente per portare le ultime modifiche è una tappa storica il ritorno in Europa perché generalmente si va a mettere in macchina tutto quello che è il frutto del lavoro delle ultime prove invernali con i primi quattro Gran Premi della stagione un Gran Premio che è caratterizzato dalle gomme medie e hard perché è un circuito molto abrasivo con molti carichi e sulle spalle delle gomme, soprattutto alla curva 3. Una Ferrari che è chiamata a confermare il suo secondo posto nel Mondiale, una Ferrari che è sempre andata a podio fino adesso, che ha sempre avuto qualche difficoltà in questo Gran Premio e che dovrà dimostrare, leggendo sui giornali, si parla di quattro decimi di vantaggio nei prossimi step, se è riuscita a stare al passo con lo sviluppo che certamente Mercedes avrà fatto per mantenere la leadership e le altre case come William che vuole ambire anche lei al secondo posto nel mondiale, eh, riusciranno a portare in pista. Quindi è un impegno interessantissimo, tutti davanti alla televisione domenica prossima per vedere se la Ferrari ci farà divertire ancora.